Questa agricoltura è un'agricoltura ambientalmente insostenibile. È in arrivo dall'Unione Europea una maxi multa a causa delle misure insufficienti per ridurre i nitrati di origine agricola. La fertilizzazione dei terreni non dovrebbe superare i 170 kg per ettaro all'anno in termini di azoto spandibile, tranne per Lombardia e Piemonte dove arriva a 250 kg. Il valore limite di legge in Italia per la concentrazione di nitrati invece nelle acque destinate al consumo umano è di 50 microgrammi per litro, valori che sembrerebbero superati nei nostri territori dove sorgono impianti di biogas e allevamenti intensivi. Ma l'UE avverte, troppo poco è stato fatto contro l'inquinamento e invita l'Italia a porre rimedio rispetto alla direttiva nitrati. Fanno impressione ormai le nostre aziende agricole, della nostra bassa bresciana, ma anche del cremonese, sembra di entrare dentro una fabbrica. Bisogna assolutamente che questa agricoltura gradualmente si riconverta. Vuol dire ridurre ovviamente la produzione di carne nei grandi allevamenti intensivi che si alimentano con mangimi di importazione e che quindi producono una quantità di liquami tali che i terreni non riescono a, come dire, sopportare. E quindi bisogna passare un'agricoltura più orientata a produzioni diversificate rispetto alla produzione della carne, da un canto, e tendenzialmente anche espandere sempre più l'agricoltura biologica. Questo comporta anche però un cambiamento nel consumo da parte dei cittadini. Ridurre il consumo di carne. Molto spesso queste aziende sono anche aziende che producono energia. Questi impianti biogas hanno un impatto sull'ambiente perché si produce comunque anidride solforosa, si produce biossidi di azoto e comunque anche i residui poi di questi impianti sono residui molto discutibili dal loro uso poi sui terreni.